Oggi preparo con voi una pasta col baccalà, i pomodorini e le olive, semplice ma davvero deliziosa. Facciamola insieme, iniziamo. E allora, per prima cosa bisogna, dopo averlo pulito, aver tolto la pelle, eccetera, eccetera, tagliare piccolo piccolo il baccalà. Ok, una volta tagliato tutto, ci spostiamo sui fornelli. Ed in padella mettiamo l'olio extravergine d'oliva, mettiamo un po' d'aglio tritato, i filetti di acciughe sott'olio, un paio di capperi sottosale e a fiamma molto dolce facciamo dorare l'aglio leggermente e sciogliere nell'olio le acciughe di capperi. Bene, a questo punto mettiamo il peperoncino, alziamo la fiamma, aggiungiamo il baccalà e lo facciamo cuocere per un paio di minuti. A questo punto sfumiamo con il vino bianco e facciamo evaporare lasciando a fiamma alta. Ci vorranno 4-5 minuti massimo. Ok, una volta evaporato l'alcol, mettiamo i pomodorini che ho tagliato a pezzetti piccoli, poi mettiamo le olive di Gaeta snocciolate, non mettete il sale, magari alla fine se ce n'è bisogno. Mescoliamo. A questo punto copriamo col coperchio e facciamo cuocere a fiamma medio-alta per 20-25 minuti. Bene, a questo punto, visto che l'acqua bolle, saliamo l'acqua. E mettiamo a cuocere la nostra pasta fresca. Oggi faccio i troccoli. Quando mancheranno 2 minuti alla fine della cottura della pasta, togliamo il coperchio, abbassiamo la fiamma e trasferiamo la pasta in padella. Mescoliamo bene bene e, se necessaria, sicuramente metteremo un po' di acqua di cottura della pasta. Poca poca alla volta. Mettiamo a fiamma media e possiamo coprire anche un po'. Perfetto, direi che ci siamo. Ora spengo la fiamma, metto un bel po' di prezzemolo. Do una bella mescolata e vado ad impiattare. Guardate che bel piatto, assaggio con voi. Mamma mia, che bontà! Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui, se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e come al solito, prima di lasciarvi, ne approfitto per augurarvi buon appetito!